Stadio San Nicola di Bari, dove stanno per affrontarsi il Bari di Davide Nicola e lo Spezia di Nenad Bjelica. Inizia dunque l'avventura nel campionato di Serie B 2015-16 anche per Bari e Spezia. Domani poi l'ultima gara e il posticipo di Cagliari con Cagliari e Crotone, in attesa poi che scendono in campo le ripescate Entella e Ascoli. Per quanto riguarda questa partita, va subito detto che le due formazioni che stiamo per vedere saranno certamente protagoniste del campionato, partono entrambe con l'obiettivo di lottare per la Serie A e i tifosi sia del Bari che dello Spezia, che vedete stanno prendendo posto proprio ora sulle gradinate del San Nicola, sono fiduciosi affinché quest'anno insomma si possano togliere delle belle soddisfazioni. Ha lavorato molto bene il Bari, Gianluca Paparesta sul mercato, ha lavorato molto bene lo Spezia con Gabriele Volpi e il nuovo presidente Giovanni Grazzini. E la risposta degli abbonati non si è fatta attendere, il Bari ha staccato più di 10.000 abbonamenti, 5.500 gli abbonati al momento per lo Spezia, potrebbero arrivare a 6.000 visto che c'è ancora una settimana di tempo prima dell'esordio casalingo con la Pro Vercelli. Oggi in postazione oggi con me c'è Claudio Onofri, intanto se sono pronte possiamo vedere anche le formazioni, un'occhiata a quella del Bari. Non ci sono grandi novità, l'unico ballottaggio insomma era quello di centrocampo, alla fine gioca Defendi sulla mediana del Bari, comunque davanti al portiere Guarna giocano Sabelli, Di Cesare, Tonucci e Del Grosso, in mezzo al campo ci sono Valiani, Porcari e Defendi e poi davanti De Luca, Maniero e Sansone. Questa è la composizione grafica del Bari e la vedete. Andiamo a dare un'occhiata anche allo Spezia di Nenad Bjelica, uno Spezia che è arrivato piuttosto presto qui allo stadio, un'ora e mezzo prima dell'inizio della partita erano già tutti sul campo i giocatori spezzini. Spezia che gioca con Cicci Zola in porta, in difesa Martic, Postigo, Piccolo e Migliore, poi due mediani Preso, Mezze, Wande, le tre mezze punte Della Squevas, Catellani e Scitum e là davanti c'è Nenè come prima punta. Questo per quanto riguarda lo Spezia. Partita dunque apertissima, introduco subito Claudio Onofri in attesa che salga l'arbitro con i guardaline, il quarto uomo. Claudio, buonasera, partita nella quale insomma può venire fuori di tutto, grande spettacolo nella curva del Bari, 23.000 spettatori, come la vedi? Antonio, potremmo ritrovarci qui fra un bel po' di mesi a commentare eventualmente questa partita per i playoff, ma io sono convinto che è d'accordo con la maggior parte dei pronostici che dichiara il Cagliari forse la squadra privilegiata ad andare direttamente in Serie A, ma queste sono altre due squadre che per il secondo posto secondo me lotteranno fino alla fine per vari motivi, la grande campagna acquisti del Bari e anche qualche aggiustamento da parte dello Spezia che però ha già un'ossatura importante rovinata solo da quella partita con l'Avellino in casa, ma insomma Bjelica ha a disposizione secondo me un bel carro armato che può fare veramente bene in questa categoria. Diciamo subito che oggi mancano diversi giocatori da una parte e dall'altra, Contini squalificato, fuori Boateng, Doncor, Puskas e Camarà per il Bari, fuori Terzi e Ciurria per lo Spezia. Arriva l'arbitro che prende il pallone, allora ci fermiamo, è arrivato l'arbitro alla penna di Roma, super spot e poi Bari Spezia tra poco. Clicca a domusbet.it, il portale delle scommesse online per giocare ovunque. Apri un conto gioco e ti restituiamo il 20% delle tue perdite per sempre. Diventa partner Domusbet. Chiama l'800 181 980. Gioca responsabilmente. Facciamo sempre tardi per colpa tua. Sì, tuo padre non se ne accorgerà neanche. No, dai. Piantala. Perdonalo, è solo un cretino. Ford Fiesta con tecnologia Sync legge i tuoi SMS. A settembre 5 porte a 9.750 euro grazie agli eco-incentivi Ford. Eccoci allora dallo stadio San Nicola, grande spettacolo di colori nella curva del Bari, come vi dicevo 23.000 i presenti, l'arbitro del match Federico Lapenna da Roma, i guardaline di Iorio da Verbania, Borzomi da Torino e quarto uomo è Balice da Termoli, 23.000 di cui più di 10.000 gli abbonati, insomma è veramente un grande spettacolo di folla. Adesso c'è la lettura del giuramento da parte di Marino Defendi, il capitano del Bari che legge il giuramento, vediamo se si sente. Di fronte a voi ci impegniamo a scendere in campo per conquistare la vittoria,
rispettando l'avversario e il suo valore, il corpo arbitrale e le sue decisioni, accettando comunque il verdetto sportivo con dignità e onore. Con questo solenne giuramento rinnoviamo il patto di lealtà e correttezza nei confronti dei nostri tifosi, della nostra maglia, della storia del nostro club e del suo futuro, che deve essere garantito anche contrastando ogni tipo di gesto e atto antisportivo, illecito o non rispettoso delle norme. Consapevoli che il nostro comportamento sarà di esempio per milioni di persone, a partire dai bambini che guardano questo sport con amore e ammirazione, giuriamo di non tradire le loro aspettative, perché possano vivere le emozioni del calcio con gioia e spensieratezza. A tutti gli appassionati, buon campionato. Era Marino Defendi, capitano del Bari, di origine bergamasca, e lo si sentiva? Insieme a lui c'erano il presidente Gianluca Paparesta e Davide Nicola. Adesso Paparesta sale in tribuna perché tra poco consegnerà una maglia col numero 10 alla vedova di un grande del calcio barese, Biagio Catalano, scomparso pochi giorni fa e per il quale ci sarà un minuto di raccoglimento. Avete visto anche il dirigente del Bari sul terreno di gioco, Paolo Tavano, che preparava appunto tutto per l'inizio del match, prima però il minuto di raccoglimento per onorare, come vi dicevo, Biagio Catalano. Abbiamo assistito alla lettura del giuramento da parte del capitano del Bari, che oggi è Defendi, considerato che Romizzi finisce in panchina. Se lo sono giocato loro due la maglia, alla fine gioca Marino Defendi. Vediamo chi vince il sorteggio. Lo vince il capitano dello Spezia, e allora la scelta è toccata alla formazione oggi in maglia nera da trasferta, capitano dello Spezia, che è Felice Piccolo. Ricordiamo, prima di parlare di calcio, anche l'appuntamento della prossima settimana: Gran Premio di Misano, la MotoGP, domenica 13 settembre alle 14, la gara su Sky Sport, MotoGP in HD e anche su cielo, Gran Premio di San Marino a Misano con Valentino Rossi, che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni. Ora, foto di rito per quelli del Bari, mentre la terna arbitrale è già pronta lungo il cerchio di centrocampo per il minuto di raccoglimento in memoria di Biagio Catalano. Eccolo qua, vedete uno striscione che si alza adesso nella curva nord, proprio a ricordare il grande giocatore degli anni 50 e 60, il Sivori del Sud, che è stato anche per tanti anni il vice allenatore del Bari. Tra poco vado da Enzo Tambora a bordo campo dopo il minuto di silenzio per ricordare in qualche battuta, lo merita, Biagio Catalano. Ci fermiamo per il minuto di raccoglimento. Era il minuto di raccoglimento, avete visto anche in primo piano Giovanni Grazzini, spezzino puro sangue, nuovo presidente dello Spezia, che con Gabriele Volpi, insomma, sta costruendo una formazione che vuol puntare alla Serie A. Saluto anche Enzo Tamborra. Enzo, buonasera, hai pochi secondi, ma insomma, Biagio Catalano. Biagio Catalano, uomo simbolo del Bari, 190 partite, 50 gol con la maglia biancorossa, centrocampista moderno a quei tempi, lo voleva la Juventus, si fece male prima del trasferimento in bianconero, ha vestito anche la maglia della Sampdoria e di un grande Mantova, vice allenatore per 20 anni, soprattutto fedelissimo di Fascetti e di Materazzi. Ci siamo, Claudio, che tipo di atteggiamento prevedi da parte del Bari? Ma io credo che inizialmente vorranno scatenare questo entusiasmo che ancora prima di partire la gara, diciamo, si è già evidenziato sugli spalti, però di fronte dovranno stare veramente molto attenti, perché ripeto, lo Spezia è veramente una squadra che può battere chiunque, e vedremo appunto l'andamento della gara. E allora Brezovic per il centrocampo dello Spezia, poi subito il lancio in profondità, De Luca anticipato e fermato da Piccolo. Si gioca da pochi secondi la gara delle 17.30, novità di quest'anno, la prima gara del pomeriggio della domenica, e Bari Spezia. Il cross di Defendi, pallone dritto verso la porta, sorveglia tutto Leandro Cicizzola. Sì, e dicevi appunto, l'unico ballottaggio è stato vinto da Defendi rispetto a Romizzi, no? Ma in effetti quando hai un certo Porcari, no? Che insomma è abituato a queste promozioni, Novara, Carpi,
che è un interditore soprattutto più che un regista, puoi usufruire di due giocatori come Vagliani e Defendi, che in carriera hanno fatto soprattutto gli esterni, anche se Defendi poi l'anno scorso qui a Bari ha fatto un po' di tutto, cioè gente anche preposta ad attaccare perché lui sa coprire, parlo di Porcari, tutte le zone del campo. Allontana il pallone proprio Porcari per il Bari, recupera Defendi, l'appoggio di Sansoni in avanti, si ripropone ancora il Bari, attenzione al movimento di Maniero, fermato in azione regolare, non protesta Maniero, il disimpegno dello Spezia, lo scarico è su Nenè, non la tiene della Scuevas, ancora il Bari che attacca, Del Grosso, parte il cross, ha liberato Postigo, pallone che danza lì sulla tre quarti d'attacco, lo recupera ancora il Bari, è più veloce Sansone, prepara il traversone, lo effettua sul secondo palo, sbuca per la deviazione De Luca, palla lenta, la recupera Cicci Zola, ha iniziato meglio il Bari. Sì, ha iniziato bene il Bari con questo bel cross e chiaramente ha tagliato alla grande De Luca, che però non è così proprio a suo agio nel gioco aereo, è migliore, gli ha dato anche una piccola spintarella, ma diciamo con una diagonale perfetta ha allontanato il pericolo. Gioca piccolo centrosinistra, mentre Postigo proprio nelle Ganes in Spagna giocava proprio in quella posizione, ma insomma cambia relativamente poco. Eccolo qui, l'ex giocatore anche del Cluj in Romania, Postigo, un buon elemento insieme a Rasti, hanno preso in Spagna tanta bella roba quelli dello Spezia. Ha liberato in fallo laterale il capitano Piccolo, che adesso dà indicazioni ai suoi, mentre la rimessa con le mani è per il Bari. Gioca Sabelli, è rimasto in dubbio a metà settimana, poi alla fine parte titolare. Piccolo a chiudere, preso Vez, della Scuevas, prova ad uscire in palleggio lo Spezia, allargato Wande, cerca la profondità adesso la formazione spezzina, ma questo lancio ci vuole, non può intervenire assolutamente nessuno, la palla è di Guarna, uno degli ex, insieme a Porcari, a Genzoglu che è in panchina. Sì, il solito atteggiamento dello Spezia con la prima punta, che in questo caso Nenè, l'anno scorso sorprendentemente all'inizio di una partita che avevo commentato era addirittura Cattellani che giocava un po' più avanti e proprio Nenè quasi come trequartista, poi avevano cambiato in corso d'opera, e poi alle ali della Scuevas, ma soprattutto Scito, che è un talento secondo me veramente importante, del quale si parlerà molto in futuro. Preso una botta migliore, calcio di punizione, lo aiuta a rialzarsi Marino Defendi, che chiede scusa all'avversario, questo è il replay, l'intervento chiaramente sulla caviglia dell'avversario, sì. Defendi, lo vediamo da sotto, calcio di punizione battuto dalla formazione ligure, l'appoggio all'indietro, Postigo, viene via ancora Postigo, va in profondità su Nenè anticipato, doppio rilancio di Cesare, distribuisce il pallone allo Spezia, non benissimo lì con Wande, ha recuperato però ancora la formazione di Nena da Bielizza, della Scuevas, Wande, che ne palla lo spagnolo, 1-2 con della Scuevas, ancora Wande, Piccolo, tutto il Bari in copertura nella propria metà campo, costretto al giro palla lo Spezia, attenzione all'inserimento di Migliore che viene servito, ha lavorato uscito un occhio a Migliore, il cross in mezzo per Nenè che si coordina, il colpo di testa, palla sul fondo, buona azione spezzina. Buona azione perché quella catena lì, perché noi abbiamo parlato del talento di Scitu, ma Migliore sta facendo delle cose straordinarie, proprio in sovrapposizione o quando stringe il campo, proprio Scitu crossa benissimo, leggermente alto per Nenè, ma comunque insomma poi ovviamente Cattellani va a appoggiare l'azione quando il cross arriva o da sinistra o da destra, prevalentemente a sinistra quando arriva in sovrapposizione proprio Migliore. Attenzione dunque, come diceva Claudio Onofri, alla catena di sinistra dello Spezia con Migliore e Scitum che puntano Sabelli, che da quella parte ha due bruttissimi clienti, intanto qui prende una botta a centrocampo e rotola a terra Vagliani, calcio di punizione, richiamo verbale per Brezovic da parte dell'arbitro, già aspettare un attimo perché Francesco Vagliani ha preso un colpo, verifica le sue condizioni l'arbitro, anche Federico Lapenna di Roma. Sì, nella costruzione dell'azione in teoria ci sarebbe una superiorità numerica del Bari, 3 contro 2 contro Brezovic e Wande, però vediamo, guarda Cattellani come va a disturbare immediatamente Porcari perché non gli arrivi la palla, anche se non è un regista sopraffino. Ma pallone che passa, insiste la formazione padrona di casa, occhio in area di rigore alla posizione di De Luca, palla per lui, De Luca di testa, c'è il fischio dell'arbitro, fallo in attacco al momento dello stacco di De Luca, calcio di punizione. Ma vedi quello che ti dicevo, il fatto di Defendi che può giocare con Porcari, guarda che attitudine che ha, sempre di andare sul fondo e metterla in mezzo, perché lui nasce esterno chiaramente nelle squadre dove ha giocato, Atalanta e tutte le altre parti, però adesso si è adattato a fare praticamente il jolly. Il lancio di Migliore per Cattellani,
Catellani, lo prende Porcari, va Catellani, il cross interessante in mezzo, Nenè, spalla alla porta, prova a scaricare lì vicino, brutto però il pallone, consegnato di fatto agli avversari, ma sul rilancio Spezia. Ma brutto Antonio perché è in ritardo, doveva darla di prima, non stopparla perché poi chiaramente se ne accorge l'avversario. Ancora palla in area di rigore con Nenè che cerca di mettersi in luce, finisce a terra e guarda linea, non fa una piega, è lì a due metri, si lamenta con l'assistente dell'arbitro, Nenè voleva calcio di punizione. Non c'è nulla. E per me c'era però, perché lo tocca, vedi, e lo fa inciampare involontariamente, non è un fallo volontario, però assolutamente lo tocca. Infatti gliel'ha detto sul labiale, sì, mi ha toccato nei confronti del guardaline. Riparte ancora lo Spezia che sta crescendo, Catellani. Catellani in mezzo a tre, l'ultimo a toccare credo un giocatore del Bari, e infatti è rimessa a Spezia. Avanza per effettuarla in zona d'attacco Martic, terzino destro ex Verona, Martic. Arriva della Squivas, ancora Martic, sbaglia l'approccio al dribbling, poi costretto al fallo, calcio di punizione per il Bari. Sì, si è un po' impampinato proprio da quella parte, comunque un giocatore questo che la Bila fa sicuramente alla grande, ex San Gallen in Svizzera. Ecco, e poi dicevamo per rapportarci appunto al livello di valore assoluto dell'organico dello Spezia, in panchina c'è un certo numero 11 che si chiama Calaiò, insomma tanta roba veramente. Calcio di punizione dunque affidato a Guarna, 7 minuti all'inizio, 0-0, una occasione finora quella di Nenè, colpo di testa alto al quarto per lo Spezia. Catellani attaccato da Valiani, resiste ancora Catellani, di là c'è Scitum, lo cerca, buono il pallone, sovrapposizione migliore, grande colpo di tacco di Scitum, parte migliore, lo attacca De Luca, si ferma migliore, la sterzata, poi Scitum ne evita un paio, Scitum fino in fondo, ha iniziato bene Scitum, buono il cross, buona chiusura di Tonucci che pulisce l'aria e mette in fallo laterale, catena di sinistra pericolosissima per lo Spezia. Questo Scitum che è un classe 92, ha già esordito in Champions, aveva giocato con la Dinamo e la Lokomotiv di Zagabria, a 95 presenze aveva ottenuto da giovanissimo, è in un campionato mica da ridere insomma. No, ma questo secondo me hanno fatto benissimo a tenerlo lo Spezia, ma non so come abbiano fatto perché onestamente aveva anche molte richieste. Sì, infatti i compagni lo stanno cercando spesso, credo che lo Spezia abbia capito che sono in giornata, in serata, sia Scitum che migliore. Io ho già visto diversi palloni giocati da quella parte sulla corsia, sì, di sinistra. Sì, è brutto cliente proprio per un altro, però buon giocatore che è Sabelli. Rilancio di Guarna, pallone centrale, la spizzata interessante in mezzo dove però non può arrivare nessuno, sul tocco di Maniero, anticipo di Cicizzola, con le mani lascia a Postigo, Sergio Postigo, ex Legagnese in Spagna di cui peraltro era anche capitano, imposta lui e poi va da Catellani. Vedi che è praticamente una marcatura uomo tra Porcari e Catellani. Bella combinazione, uscito migliore, un po' lungo il pallone di ritorno, ha liberato la difesa del Bari, ma ormai lo Spezia ha capito che quello è il binario giusto per provarci. Intanto c'è fallo su Piccolo, calcio di punizione per lo Spezia, si rialza Piccolo, fallo di Maniero che sbuffa. Vediamo. Era in vantaggio Piccolo. Sì, però non mi sembra che abbia usato calcio di punizione con scorrettezza, insomma. Battuto su Brezovic, poi della Squivas. Prova l'1-2 con Catellani, palla di ritorno un po' lunga, c'è Valerio Di Cesare. Guarna, rilancio basso De Luca. Sabelli, anche De Luca dovrà lavorare molto, dare una mano lì davanti a Sabelli, dovrà coprire sugli attacchi di Migliore. Quello è il problema, hai proprio ragione, perché se non Migliore attacca sempre, non c'è niente da fare, si va a sovrapporre a Scitum e se De Luca non copre sono danni per la difesa del Bari. Pallone alzato lungo da Del Grosso, prova a girarsi Valiani, marcato però, devi scaricare ancora dietro, Del Grosso palla bassa, cerca spazio, raso terra il Bari, copre gli spazi Wande, la rimessa per lo Spezia. Dopo 10 minuti un primo bilancio, Claudio, un buon inizio, primissimi minuti del Bari, poi ho la sensazione che lo Spezia abbia preso campo e anche fiducia. Sì, sì, ma io credo che ci sia grande equilibrio ancora ovviamente tra due squadre che come abbiamo detto rappresenteranno veramente l'optimum per questo campionato. Chiaro che all'inizio, nelle prime partite, prima di distendersi ci vuole una scintilla, diciamo così, che per adesso non è stata ancora accesa, però si intuisce già il valore di queste due compagini. Nenè, libera Porcari, recupera ancora Wande, della Squivas, va lo spagnolo, buona la sterzata, ancora della Squivas, passaggio in mezzo, si gira Wande, Postigo,
piccolo, sta giocando con grande personalità, sì. Lo Spezia in uno dei campi più difficili di tutta la B. Avanza piccolo, prova l'1-2 con Wande, sputa fuori il pallone dalla fase difensiva il Bari, ma lo Spezia non molla, qui migliore però sbaglia l'appoggio su Scitum, la rimessa per il Bari. Sai, gliela dà sicuramente anche l'allenatore questa personalità, ma poi i piedi di Wande, di Brezovic, dei due centrali comunque che hanno tanta esperienza, magari sono stranieri non conosciutissimi prima che fossero arrivati proprio in Italia, ma insomma hanno rappresentato per esempio De Las Cuevas, Los Asuña, Atletico Madrid, il Guion, cioè in squadre veramente anche importanti in un'azione che il calcio lo insegna a tutti. Valiani intanto molto agitato, Davide Nicola davanti alla sua panchina, mentre sicuramente più tranquillo Bielizza, lo vedo da quassù, lo vedete in basso proprio al limite del teleschermo, anche l'atteggiamento dei due insomma è dettato da quanto sta accadendo in campo. Bielizza sembra sereno, vede uno Spezia messo bene in campo, molto più agitato Davide Nicola, mentre va al rilancio con i piedi Cicizzola, pallone lungo, Catellani non ci arriva. Ma non è facile distribuire gioco da parte del Bari, perché vedi come è coperto con questo 4-2-3-1 il campo in tutta la sua ampiezza, e poi in mezzo non vanno a disturbare uno dei due centrali come in questo caso di Cesare, però disturbano invece il regista Porcarico proprio con Catellani. Palla alta su De Luca, fermato da Migliore, ribatte lo Spezia, Wande, Brezovic, Wande, scambiano i due cervelli del centrocampo spezzino, Wande e Brezovic, poi Martic, Postigo, eccolo Wande che detta i tempi del gioco, chiama in causa ancora Leandro Cicizzola, di nuovo Wande, ancora Cicizzola che palleggia fuori dalla propria area di rigore, piccolo, con personalità, vedete questa ragnatela di passaggi lì con i giocatori avversari lì vicino, ma non se ne curano quelli dello Spezia, continuano a giocarsela tra di loro. Martic in avanti per Nenè che ci arriva, attenzione a Nenè, si è allargato, lo porta fuori di Cesare, poi sulla carambola, rimessa Spezia, si allontana Nenè. Sì, però in questo 3 contro 2 però in fase di non possesso devono essere Defendi e Vagliani ad andare a attaccare i due centrocampisti Wande e Brezovic, perché altrimenti questi la fanno girare e non la prendi mai. Martic, la rimessa laterale della Squevas, ancora Martic, palla profonda, Scitum in agguato, lo ferma Sabelli, rimane in attacco lo Spezia, va con le mani Mario Scitum, croato, classe 92. Buona partenza per Scitum e per Migliore, lo stesso Migliore che effettua la rimessa, Wande si accentra, Wande, Brezovic, prova l'imbucata, Pippo Porcari allontana, in avanti però non c'è nessuno perché Maniero copriva, e allora giro palla di Postigo, piccolo, pallone alzato a sinistra, Migliore, buono il tocco, attenzione allo Spezia che arriva ai 20 metri, si fa vedere Nenè, chiuso in anticipo, c'è anche fallo di Nenè, calcio di punizione a favore del Bari, era stato anticipato Nenè, si dice per commettere fallo lui su di Cesare. Qui forse è uscito, ha tentato il 1-2 con Nenè interno, ma poteva servire in profondità la sovrapposizione ancora una volta di Migliore, perché era veramente liberissimo per poter poi crossare per il centravanti dello Spezia. Punizione battuta, Sabelli, Porcari allarga il gioco su Defendi, su De Luca, cioè Defendi lì vicino, De Luca non lo serve, va in mezzo, ora De Luca, buono il pallone, lo scatto centrale di Sansone, l'idea era buona, la palla però non viene controllata. Che bel taglio di Sansone, ma seguito perfettamente da Martic, quindi su questa palla viene via in mezzo, vedi a due, e poi lo vede subito, lo serve con un pallone un po' troppo forte, non riesce a controllarla perché dietro comunque ha un avversario che lo pressava, che era Martic. Allora dalla panchina del Bari Nicola ha dato indicazione a Defendi di attaccare Wande, di appiccicarsi addosso a Wande, e la stessa cosa deve fare Valiani con Brezovic, devono essere marcati i due cervelli del centrocampo dello Spezia, dunque Defendi su Wande e Valiani su Brezovic per chiudere le fonti del gioco. L'abbiamo detto due minuti fa, perché Porcari praticamente è uomo su Catellani, gli altri due sono un po' più stretti, quindi devono stringere la posizione in fase di non possesso proprio Valiani e Defendi, perché altrimenti se li fai giocare chiaramente questi insomma addormentano la partita. Palla in fallo laterale, la messa fuori Porcari, rimessa per lo Spezia, siamo arrivati in questo momento al quarto d'ora del primo tempo, punteggio di 0-0, gara equilibrata, vedete Davide Nicola concentratissimo su quanto accade all'interno del terreno di gioco, perché oggi il suo Bari ha
da misurarsi contro una delle migliori squadre della B, lo si sapeva, lo stiamo anche vedendo. Scitum salta netto l'avversario, poi subisce fallo, calcio di punizione a favore dello Spezia, il fallo di Sabelli. Andiamo un attimo a bordo campo, Enzo Tamborra. Enzo, ti confermo quelle che erano le tue sensazioni, perché Nicola ha chiesto per appunto i due suoi ragazzi di inaridire le fonti del gioco dello Spezia. Poi un'altra conferma, la richiesta De Luca di dar manforte a Sabelli sulla fascia sinistra del fronte offensivo dello Spezia. Praticamente Bielizza invece non parla, assiste alla partita, evidentemente è davvero soddisfatto di come stanno giocando i suoi. Sì, ma hai visto di nuovo questo Situ, no? Punta sempre, lui non è che sta a aspettare qualcuno, prende palla e punta l'avversario, poi se c'è in sovrapposizione migliore lo serve, altrimenti stringe e va a tirare o a scambiare con le punte. Non è facile marcarlo, proprio per quello che ci diceva Enzo prima, nel senso che De Luca deve dare una mano a Sabelli. Sansone e De Luca in barriera stanno urlando qualcosa ai compagni in area di rigore, di tenere d'occhio i difensori dello Spezia, i saltatori dello Spezia. Intanto Catellani rimane un po' fuori dall'area di rigore. 5 dello Spezia a saltare, occhio a Scitum, che non è un grande colpitore di testa per la verità. La punizione di Presovez, pronto il portiere Guarna, fischia l'arbitro, parte Presovez, palla forte in mezzo, deviazione di un giocatore del Bari, palla che si avvia verso la linea di fondo, la tiene viva Valiani, prova ad uscire dalla fase difensiva il Bari, che finora non ha mai tirato in porta. Rischia qui Valiani, che ritarda il rilancio, Nenè lo attacca, allora Valiani in fallo laterale, ha perso un brutto pallone qui Valiani, sì, che se la prende e si scusa. Se la prende e si scusa, e si scusa con Defendi, che aveva tagliato bene il campo venendo verso la sua posizione più in verticale rispetto a lui di 20 metri, ma poteva servirlo perché era completamente libero. In questo momento la partita è girata, dopo il decimo lo Spezia ha guadagnato metri sul campo e adesso fa la partita. È da un po' che non vediamo in attacco il Bari, rimane in attacco adesso lo Spezia, la rimessa con le mani di Martic. Mezzo a due, cerca spazio Catellani, Martic non è fuori gioco il suo, a chiudere in scivolata Sansone, calcio d'angolo. Ecco, primo bravo calcio d'angolo della partita, lo batte lo Spezia. E bravo Sansone a chiudere da terzino vero in questo caso. Passeggia Bielizza, però tranquillo, lo vedete, mani dietro la schiena. I suoi stanno giocando come voleva lui, perlomeno come ha preparato la partita. Dalla bandierina Presovez, in area di rigore Catellani, poi Nenè, occhio anche a Migliore, sale anche il capitano Piccolo, arriva il pallone sul primo palo, prova la girata Nenè, nella mischia c'è un fallo, calcio di punizione a favore del Bari. Comunque non era riuscito a calciare in porta Nenè, vediamo. C'è una spinta. Una spinta con la spalla, lo butta giù. E chiaramente anche l'attaccante deve far valere la sua stazza, che è notevole, anche se non è un giocatore fortissimo di testa, diciamo così, contrariamente a quello che si potrebbe pensare per quanto è alto eccetera, ha più tiro da lontano, insomma, gioca bene anche con la palla nei piedi. L'invio di Guarna, arriva sul pallone per un attimo Postigo, poi la perde, la ritrova però della Cuevas. Postigo, Piccolo, pallone alzato su Presovez, un po' lungo, Del Grosso a cercare Sansone, Sansone in mezzo per Defendi, di prima Defendi, De Luca, buono giro palla del Bari che attacca, sale Sabelli, prepara il traversone, De Luca di testa, De Luca, rete, il vantaggio del Bari, De Luca alla prima occasione, il Bari passa contro lo Spezia, grave disattenzione della difesa spezzina, Bari avanti 1-0 al 19°. Ma quanto spazio gli hanno dato in questo inserimento centrale, che poi ha liberato prima Sabelli, servito benissimo proprio da De Luca, che è andato a ricevere poi la palla su questo cross bellissimo a taglio a spiovere, ma in mezzo a Piccolo, guarda, in mezzo a Piccolo e Postigo c'è c'è un'autostrada, non si può, lì si marca uomo e si fa stringere il terzino, che Martic deve andare a marcare proprio l'uomo che lascia uno dei due centrali. Molto bello il cross di Sabelli, ma come diceva Claudio Onofri, vedete come si inserisce la maglia rossa di De Luca tra le due maglie nere dei centrali Postigo e Piccolo, che poi si scambiano un'occhiata feroce perché uno pensava che andasse l'altro sulla traiettoria, invece non ci va nessuno dei due. E allora De Luca facile per l'1-0, primo tiro in porta del Bari, subito gol. Postigo deve andare su De Luca, poi e Martic allora prende l'uomo di Postigo, e questo è il discorso tattico che si deve fare quando si legge la situazione. Qui parli da difensore, Claudio. Deve essere così, sì. A volte succedeva a tutti, anche a me ovviamente, però è questo il discorso, in area di rigore non si può marcare a zona. E dunque dopo 20 minuti la partita cambia, nel momento migliore dello Spezia passa in vantaggio il Bari.
con un bel cross di Sabelli e la grave distrazione della coppia centrale spezzina e la rete di De Luca. Esplode la curva dello stadio San Nicola di Bari, mentre qui ci sono Di Cesare e Nenè che hanno qualcosa da dirsi e la Penna chiede a tutti e due di stare calmi. Rimessa con le mani per lo Spezia, Martic. E come al solito veniamo smentiti, no? Perché avevamo detto che De Luca non è il suo forte il gioco aereo e subito ha fatto gol. No? E qui gli hanno messo però un tappeto rosso sì, per sì, andare è in vero, porto. È vero, no, è chiaro che non ha neanche staccato, gli ha dato proprio con il collo forte, preciso nell'angolo. Rimessa con le mani del Bari, adesso il Bari è rinfrancato perché non stava vivendo un grande momento fino al gol. No, infatti come ci diceva Enzo era molto tranquillo Bielizza perché stava vedendo la squadra comunque in trasferta, in una trasferta difficile, in uno stadio e campo difficili, e chiaramente giocare molto bene. Però questo è uno dei punti di forza del Bari di quest'anno, là davanti a tre giocatori che alla prima palla la possono buttare dentro e ti castigano, De Luca, Maniero e Sansone. Tutti giocatori da altissima classifica di Serie B. In panchina, come abbiamo detto, Rosina. Per Calaiò c'è Rosina, insomma, che di gol ne ha fatti in carriera. Bello il tocco di De Luca allo scarico, attenzione a difendi, vede partire Sansone, allontana di tacco Martic, perfeziona poi della Cuevas. Brezovic, anticipato della Cuevas, Valiani. Galvanizzato adesso il Bari dal gol del vantaggio, grande il tocco di Sansone per Del Grosso che la mette, secondo palo, ancora De Luca, colpo di testa, rete, ancora Bari, ancora di testa, ancora De Luca, 2-0, impazzito il pubblico dello stadio San Nicola, 1-2 micidiale al 22esimo, 3 minuti dopo l'1-0, De Luca di testa, castiga ancora Cicci Zola. Io chiedo scusa a chi ci sta sentendo, De Luca è fortissimo di testa, questo lo devo dire, no, ma qui onestamente Postigo intanto non ha chiuso immediatamente sul primo cross, è entrato nettamente in ritardo e poi allora si crea tutto questo spazio, ma occupato perfettamente dal movimento sia di De Luca che degli altri giocatori che hanno depistato ancora una volta, eccolo qui, vedi De Luca, Postigo è molto in ritardo sul primo tocco e poi chiaramente migliore addirittura si abbassa e lo lascia calciare e lo lascia tirare di testa. Qui si vede Claudio, secondo me, che il migliore è un buon terzino di spinta, ma in marcatura soffre, qui lo perde. Addirittura inciampa, vedi che ha un movimento con la gamba strano e comunque la palla la indirizza perfettamente De Luca. Molto bravo. E allora siamo 2-0 Bari dopo 22 minuti e mezzo, a metà primo tempo il Bari ha tirato in porta due volte e ha segnato due gol, doppietta di De Luca. La zanzara per il momento castiga lo Spezia. Però di testa far segnare due gol a De Luca, insomma è il sintomo che dietro nello Spezia qualcosa non va. Palla bassa per Nenè, prova a girarsi Nenè, di là c'è Scitum, sta arrivando veloce migliore, in sovrapposizione migliore, palla che non passa perché Sabelli ha capito tutto, Scitum lo attacca, ancora Sabelli riesce a appoggiare per De Luca che danza sul pallone, adesso è gasatissimo De Luca, si concede anche una finezza, poi sul disimpegno la palla è di Wande, in mezzo per Brezovic. Preso Vezzi di vicino, prova la botta da fuori Catellani, pallone altissimo. Ma questo è uno sviluppo potenziale, no? Palla ai due centrocampisti centrali e tra le linee, anche se molto avanzato, proprio Catellani che prende palla e poi può tirare o scambiare proprio con Nenè per andare poi a tirare a sua volta ancora. Cosa sta pensando Bielizza secondo te? Ai due difensori centrali, onestamente Postigo in questo momento qui è in netta difficoltà perché su quello scambio quando poi ha crossato il terzino sinistro del Bari era distante 20 metri dallo scambio e quindi non è potuto intervenire, ha lasciato crossare bene e poi comunque anche migliore ci ha messo del suo. Avete visto anche l'inquadratura della tribuna con i presidenti Paparesta e Grazzini che seguono l'andamento del match, qui non c'è nulla secondo l'arbitro, si lamenta un po' con lui, Defendi che voleva una punizione a favore per una trattenuta. 24 minuti, quasi 25, ci siamo divertiti finora, partita bella, lo Spezia gioca bene da centrocampo in su, male in difesa e ha subito due gol evitabili. Il Bari ha saputo stringere i denti per una decina di minuti, ha un pochino sofferto, poi però quando De Luca ha avuto due palle l'ha messa in porta tutte e due. Intanto c'è calcio di punizione e Porcari si becca il primo cartellino del pomeriggio. Questo è un bel duello all'interno di... dello schema tattico perché ovviamente Porcari fino adesso ha mantenuto diciamo così inalterata la possibilità di rendersi
pericoloso da parte di Catellani, ma questo quando si gira, l'anno scorso una stagione straordinaria, capocannoniere, ma ottimo, ottimo elemento in tutte le zone del campo. Calcio di punizione a favore dello Spezia, tifosi del Bari soddisfatti perché hanno capito che hanno quest'anno una squadra fortissima in attacco, ma anche una squadra che sa soffrire dietro in alcuni momenti. Adesso ancora lo Spezia che attacca, pallone per Brezovic, giro palla di Brezovic, della Cuevas, la mette sul mancino, parte il cross, riesce a allontanare Di Cesare, palla in fallo laterale, rimessa per la zona d'attacco ancora per la formazione di Bielizza. Ci avviamo intanto alla mezz'ora, rimessa con le mani effettuata dallo Spezia. Pallone in mezzo per Wandè, giro palla di Brezovic, Catellani ancora per Nenè, Brezovic, la palla era lunga per tutti e due, esatto. Nuova rimessa con le mani, era proprio una via di mezzo che non ci stava, o l'1-2 con Nenè o il tocco un pochettino più verso l'interno del campo per Brezovic, che si era inserito molto bene. Pallone per Postigo, poi per Piccolo, tutto il Bari nella propria metà campo a difendere il doppio vantaggio, migliore colpo di tacco con Shitun che arriva dopo il tacco di Nenè. Wandè, Postigo, passaggio largo sulla destra, della Cuevas, non c'è spazio per infilare il pallone, copre tutti i corridoi, le linee di passaggio, il Bari deve andare per linee esterne. Wandè ancora migliore, lo prende De Luca, migliore, tutto chiuso, deve lasciarli Wandè, con pazienza lo Spezia, della Cuevas deve fare giro palla sul perimetro, ora buona l'imbucata, migliore, in area c'è Nenè, palla per lui, l'anticipo secco in tuffo da parte di Tonucci, disimpegno poi di Sabelli, sul rilancio non molla lo Spezia, palla che resta viva, cerca della Cuevas, arriva da dietro Shitum, palla crossata su Nenè, la parata impresa di Guarna, bordo campo, andiamo da Enzo. Bielizza continua ad incoraggiare, ad applaudire la sua squadra. Per quel che riguarda De Luca, era annunciato in grandissima forma, aveva segnato 3 gol in un amichevole quest'estate a Lanciano. Voglio sottolineare un aspetto per quel che riguarda il gioco aereo, per quanto non sia molto alto, però lo scorso anno aveva segnato già 4 gol di testa con la maglia del Bari. Sì, è vero, è vero. Rilancio lungo di Guarna, Piccolo, Sabelli, Shitum non ci arriva, defendi, poi Porcari, Maniero chiuso dal raddoppio di marcatura di Wandè, Piccolo, Wandè. Ma vedi come adesso lo attaccano, subito defendi o Valiani magari dall'altra parte su Wandè, chiaramente rendono più difficoltoso la manovra proprio dello Spezia. Esce bene in anticipo di Cesare che poi commette fallo, punizione per lo Spezia già battuta, questo è l'intervento punito dall'arbitro su Brezovic, calcio di punizione con migliore che si fa vedere, poi Shitum, punta Sabelli, cerca il numero ma Sabelli non ha bocca, sta prendendo le misure Sabelli a Shitum, riparte Sabelli, vuole palla profonda Maniero che si sgancia ma viene servito lì vicino Valiani, Valiani apre il gioco a sinistra per Sansone, occhio al cross, sui palloni alti lo Spezia soffre, la mette Sansone, stavolta la palla è bassa, la tocca in fallo di fondo Martic, calcio d'angolo. Sì, ma troppo facilmente arrivano in quella posizione senza avere una pressione e possono calciare in questo caso Sansone con grande tranquillità. Adesso Martic era piazzato bene e anche la coppia centrale aveva seguito proprio il movimento delle due punte. Dalla bandierina Sansone, attenzione a De Luca sulle palle alte, lo prende migliore, arrivano da dietro anche i difensori centrali a saltare Di Cesare e Tonucci, lo sguardo di Paparesta sul campo, soddisfatto il presidente del Bari, la ricorsa di Sansone, occhio a De Luca, palla molto profonda in mezzo, liberato la difesa, anticipato Di Cesare, poi sul rilancio Catellani, fermato da Sabelli che sta giocando un buon match adesso, Sabelli è un ottimo, ottimo passaggio all'indietro e poi cambio gioco di Del Grosso, De Luca a terra, De Luca, non c'è nulla, e guardaline numero 2 che è Borzomi di Torino, facendo che solo rimessa con le mani, si lamenta con lui De Luca, vediamo contatto tra i due, chi può stare la decisione, dai, si ricomincia allora, Spezia che accelera, Nenè, Shitum prova ad incrociare ma sbaglia, qualche errore comincia a farsi vedere in fase di impostazione dello Spezia che ha avuto il suo momento migliore fino al quarto d'ora, si gira Di Cesare, Di Cesare per Del Grosso, il primo gol, quello di De Luca al 19° ha dato grande fiducia al Bari ed è stata una botta pesante per lo Spezia, rilancio in avanti intercettato da Valiani, attenzione a Wandè, Brezovic, tocco all'indietro di Catellani che sbaglia, ancora qualche errore di misura nei passaggi dello Spezia, ne approfitta il Bari che va con De Luca, ritmi comunque alti,
Defendi, due grandi protagonisti di questa Serie B, stiamo vedendo qui alla San Nicola in questa gara delle 17.30, Bari 2, Spezia 0, doppietta di De Luca, 19esimo e 22esimo. Un bello Spezia, per il momento è messo sotto da un ottimo Bari. Bari che ha colpito, ha tirato in porta due volte e ha firmato due gol. Defendi, Di Cesare, Del Grosso, certamente dovrà lavorare sulla fase difensiva Bielizza, questo è sicuro. Palla profonda, Sansone, ancora Sansone con Marticinzona, allora Valiani, Pippo Porcari, guarda di ancora nuovo De Luca. Il taglio di Defendi, Maniero, veramente quando si viene incontro Maniero e le due ali appunto De Luca e Sansone sono impegnate a distribuire il gioco, uno dei centrocampisti, soprattutto Defendi, si butta dentro, era quello che dicevamo appunto, la scelta di Nicola rispetto a Romizzi, che è sicuramente più incontrista, è uno un po' più tattico. Sì, ha fatto una scelta molto offensiva, sì, in effetti Davide Nicola, quando deve difendere un pochino la paga questa scelta, perché Defendi è meno incontrista di Romizzi, però quando c'è da attaccare lo senti Defendi, quando ti dà il ritmo, ti dà la giocata di prima. Però per adesso la scelta è giusta, perché è vero che De Luca seguiva poco, inizialmente migliore sulle sovrapposizioni a Scitu, ma però De Luca ha fatto due gol. La mette giù Sabelli, che vince anche il duello con Scitu, ma adesso Sabelli uno dei migliori. Sabelli la porta avanti lui, evita il fuorigioco, poi la scucchiaia a destra, c'è Migliore che chiude. Defendi, si ripropone sempre da quella parte in Bari, tutti cercano De Luca in grandi condizioni anche psicologiche dopo la doppietta. Ci credo. Defendi, superata la mezz'ora, siamo al 32esimo. È già la seconda volta che è molto ben allineata appunto la linea difensiva. Palla filtrante, piccolo colpetto, voleva fallo di mano Maniero, credo abbia visto bene l'arbitro. Maniero protesta, è mano e invece l'ho presa con la spalla, gli sta dicendo Felice Piccolo. Comunque era piazzatissimo, sì, l'arbitro la penna. La palla sarebbe andata probabilmente non a Maniero ma verso il portiere, però lui non si è fidato e ha piegato un pochettino il busto, diciamo così, e l'ha toccata forse anche con il braccio. Catellani, Wande, arriva da dietro Piccolo, Piccolo per Scitu, solita sovrapposizione Migliore, Scitu la mette con un attimo in ritardo, De Luca fa il terzino anche su di lui, partita nella quale sta giocando a tutto campo De Luca, che ora va a fare il terzino aggiunto, a dare una mano a Sabelli, quando la squadra soffre anche gli attaccanti danno, sì, una mano dietro. De Las Cuevas, un po' mancato Brezovec nel centrocampo della Spezia finora, eccolo Brezovec, si limita al passaggino, poi Piccolo, ma vedi Migliore. Defendi di nuovo ad attaccarlo subito. Scitu prova l'1-2 con Nenè, palla di ritorno, Scitu in area, la mette, Catellani non ci arriva, De Las Cuevas può calciare per Delattivo, De Las Cuevas tira, rete, ha segnato lo Spezia, non ci arriva Guarna, si riapre il match, il tiro di De Las Cuevas, 33esimo, 2-1. Ma Antonio, l'abbiamo detto, questa è una bella partita veramente, perché ci sono elementi di grande tecnica, ha visto Scitu di nuovo 1-2, poi la mette in mezzo per Nenè, la lascia passare, forse De Las Cuevas poteva anche tirare immediatamente senza stopparla, aveva perso un pochettino, guarda qui, eccolo qui, vede, se ne accorge, eccolo lì sul taglio, perde un po' il ritmo e poi però è bravissimo comunque. Però Valiani deve stargli più addosso lì, non devi dargli quel metro per, sì, prendere la mira, sì, sicuramente, però è stato molto rapido, no? Dopo aver perso il ritmo della prima battuta a ricomporsi e a buttarla dentro. Restate lì perché la partita è tutt'altro che finita e sarà una gara ricca di emozioni tra due grandi squadre protagoniste, possiamo dirlo, Claudio, della B di quest'anno. Assolutamente, questo è l'unica cosa sicura di questo campionato. Qui non c'è fallo di mano di Wande, protesta Porcari, si gioca, Brezovec, il tocco di De Las Cuevas. Comunque Scitu aveva già sbagliato due o tre passaggi, sembrava un po' in crisi e invece ha Martic determinato alla grande di questo gol. Su cross di Martic, deviazione Del Grosso, palla in calcio d'angolo, ha ripreso slancio lo Spezia quando siamo arrivati a 11 dalla fine del primo tempo, la rete di De Las Cuevas per il gol del 2-1 che riapre tutto. Va dalla bandierina Josip Brezovec, attenzione ai colpitori di testa, occhio in area di rigore ai difensori spezzini, infatti Guarna richiama i suoi, in agguato ce n'è sul dischetto del rigore, occhio anche a Piccolo, a uomo. La rincorsa di Brezovec, Piccolo a saltare sul primo palo, Nenè prova lo schema, palla all'indietro, diventa un assist quello di Martic, lo scarico fuori, De Las Cuevas giù, non c'è nulla, e contropiede allora, protesta De Las Cuevas, secondo lui c'era fallo, contropiede Bari sul lancio, il tocco in scivolata di Wande che sporca il pallone, concede allo Spezia di sistemarsi un attimo meglio dietro. Intanto Sansone, cross di Sansone, alza la palla Martic,
si lotta. Anche qui l'arbitro facendo di giocare, aveva protestato De Luca. Palleggio di Catellani, bello il lavoro di Catellani contro Del Grosso, fallo di Del Grosso che lo tira giù. Intanto è crollato a terra Martic, sì, perché dopo l'azione di prima evidentemente aveva preso una botta. L'arbitro se ne accorge e chiede a tutti di aspettare. A terra Martic, va subito da lui, sì, l'arbitro, vediamo. Ecco qui, rivediamo. Sì, qui gli tira la maglia assolutamente, no, ma mi sembrava l'immagine dell'azione, ecco, precedente, vedi che onestamente lo tocca ma si lascia andare molto prima, ecco, è stato un pochettino troppo plateale, ecco, quel tocco che ha fatto Della Cuevas. Questo è il contropiede che si sviluppa dopo che Della Cuevas si era lamentato, l'azione è andata in contropiede e alla fine Martic ha preso una botta e viene soccorso adesso dal medico dello Spezia, il dottor Daniele Tarsi, che è entrato in campo per rialzare Ivan Martic, giocatore bosniaco ex Verona. Prima interruzione del match dopo 36 minuti, infortunio di Martic che porterà un minuto di recupero a fine primo tempo, mentre Catellani parla con Bielizza. Vorrei andare un attimo anche da Enzo, approfitto della pausa per sentire se Enzo ha intuito di che cosa stanno parlando Catellani e Bielizza in modo anche concitato. Enzo, Catellani in verità faceva riferimento al modo di giocare del Bari, cioè diceva attenzione perché rilanciano immediatamente, bisogna andargli un po' addosso, mentre per quello che riguarda Nicola chiede maggiore aggressività ai suoi, in particolare a Valiani, gli rimprovera di aver concesso molto spazio a Della Cuevas in occasione del gol. Si riparte allora con Martic che è fuori, vorrei rientrare, nel frattempo va giù e si lamenta ancora Catellani. L'arbitro che ha applicato lo stesso metro su tutti questi interventi continua a non fischiare. Palla in fallo laterale, rientra Martic. Intanto arriva il cartellino per il numero 8 Wande, autore dell'intervento nell'azione precedente. Calcio di punizione a favore del Bari. Qua rivediamo l'episodio con Catellani che va giù, si lascia andare giù sulla pressione del Grosso, dice di essere stato strattonato, non è così invece per il direttore di gara. Calcio di punizione battuto, palla verso Maniero, fermato da Piccolo, poi il rilancio in avanti, lo Spezia che cerca e trova il contropiede, Catellani che si inventa questa azione di rimessa, chiude tutto molto bene Porcari, appoggio a sinistra per il Bari Sansone. Di là c'è Migliore su Defendi. Citum. Migliore. La palla era destinata in mezzo, ma Nenè non può arrivare su un pallone. Catturato dal centrocampo barese, ancora Sansone. Catturato da Sabelli che sta crescendo alla grande, visto, intuito immediatamente, però qui sbaglia completamente il passaggio, non si deve mai fare un passaggio in diagonale, soprattutto nella propria metà campo, anche se lui era oltre. Di Cesare dai 40 metri, cerca il tiro in porta, tiro effettivamente con troppe pretese, senza problemi qui il portiere Ciccizola, rientra in difesa di Cesare. Postigo, Martic. Ricordiamo dunque i due gol, De Luca al 19esimo, al 22esimo, poi Della Cuevas al 33esimo per lo Spezia, ha riportato la formazione in Bielizza nel match. Ciccizola. De Luca che ci sta prendendo gusto, diciamo, 6 gol l'anno scorso, 2 quest'anno, prima non aveva fatto tanti gol, no? Nelle squadre barese, nell'Atalanta solo 4, quindi questo è il 12esimo praticamente in carriera, ma adesso sta diventando veramente un bomber. Sergio Postigo alza la testa, Della Cuevas. Poi in mezzo da preso Vez, buon pallone di ritorno Della Cuevas contro Del Grosso, raddoppiato Della Cuevas da Porcari, prova a venire via Porcari, giù, rimessa laterale per lo Spezia, preso Vez, Catellani, Nenè, ancora per Catellani in area, Catellani avanti al portiere, va giù, calcio di rigore, fallo di Di Cesare, calcio di rigore, cartellino per Di Cesare, rosso per Di Cesare, chiara occasione da gol, Bari in 10, espulso Di Cesare e calcio di rigore a favore dello Spezia, le proteste di Di Cesare. Intanto Catellani si è già fatto consegnare il pallone dai compagni, vuole battere lui, calcio di rigore. E quando c'è questo livello di tecnica può succedere di tutto, come si è capovolta questa parte, guarda che scambio Nenè Catellani e poi è chiara occasione da gol, perché immediatamente è molto defilato, però entra dentro con la palla e il fallo c'è, e mi sembra scontata anche la decisione dell'arbitro. Sì, sì, se fischi calcio di rigore è chiara occasione da gol, non si discute. Sul dischetto dunque Catellani,
mentre se ne va Di Cesare, tifosi dello Spezia che adesso credono alla possibilità di chiudere la rimonta da 0-2 a due pari prima dell'intervallo. Dopo il calcio di rigore andiamo a Portocampo, Enzo Tamborra. Calcio di rigore pronto Catellani sul cronometro, 40 minuti. Tra i pali Guarna, lo sguardo sul pallone e sui piedi dell'avversario, fischi dai 23.000 del San Nicola. Mani ai fianchi per Catellani. Tutti fuori area di rigore, chiede l'arbitro. Intanto è uscito, se ne va negli spogliatoi di Cesare, espulso. Bari in 10. Adesso l'area di rigore sgombra. Immobile Catellani con lo sguardo verso la porta di Guarna. Non tradisce emozioni Catellani. Alla fine il fischio dell'arbitro. Parte Catellani col destro. Il cucchiaio e il gol del 2-2. Col cucchiaio. Poi sotto la curva Catellani che beffa il portiere Guarna con il cucchiaio. Due pari. Grande personalità dimostrata da Catellani. 2-2. Sì, Guarna che ha avuto una reazione chiaramente istintiva ma molto negativa, perché non è che ti prende in giro uno così. Cerca di fare gol nella maniera in cui sa fare. Chiaramente eccolo qui, vedi. Lo butta e poi gli corre dietro, no? È stato un bel cucchiaio sicuramente, fatto bene Guarna, come diceva Claudio Nofri, stava inseguendo Catellani arrabbiato. È chiaro che a un portiere non fa mai piacere beccare gol su cucchiaio. Allora andiamo da Enzo a Portocampo perché c'è un cambio, Enzo. Sì, perché sta per entrare il romeno Rada, che peraltro è l'unico centrale difensivo in panchina, ed esce Sansone. Fuori un attaccante, fuori Sansone, scelta inevitabile, Claudio, secondo te? Beh, è chiaro che mantenere tre punte, due larghe, chiaramente con un uomo in meno, devi far entrare ovviamente un difensore che è Rada in questo caso, in una difesa che stavo appena per dire appunto anche molto esperta, perché Continuo è squalificato, comunque Del Grosso ha tanta esperienza, lo stesso Tonucci. E Di Cesare che è uscito, però si è fatto infilare due volte sugli 1-2 troppo facilmente. È stato un grandissimo primo tempo, sono successe tante cose, grande partenza della formazione spezzina nel momento migliore dello Spezia, due gol del Bari e poi grande ritorno anche dello Spezia nel finale. Intanto ha preso una botta il giocatore del Bari che fa fatica lì a respirare, ha preso un colpo, attenzione perché Maniero fa veramente fatica a respirare. Andiamo un attimo ad Enzo Tamborra a Portocampo. Enzo, proprio così, ha preso un colpo credo all'altezza dello sterno, fa fatica a respirare, però mi sembra che le sue condizioni adesso stiano migliorando. La mano sul volto però mi sembra che stia meglio rispetto al primo momento, al momento dell'impatto. Sì, lo stiamo rivedendo mentre tu parlavi, il replay mandato dalla regia. Sì, però non è volontario quel colpo di gomito, glielo dà ma perché era davanti e cerca di anticiparlo Maniero, e lui cercando di colpire la palla di testa ha mosso proprio il gomito e l'ha colpito proprio sullo sterno e chiaramente fa male. Allora, due interruzioni nel primo tempo, al 36esimo per l'infortunio di Martic è entrato il medico dello Spezia e adesso al 42esimo per l'infortunio di Maniero è entrato il dottor Biagio Moretti, medico del Bari. Dunque due minuti di recupero per questi due stop, più un altro minuto di recupero perché c'è stato il cambio, dentro Rada, fuori Sansone. Dunque credo tre minuti di recupero alla fine del primo tempo, un primo tempo nel quale abbiamo visto quattro gol e anche tante belle giocate di due squadre che c'è da giurarcelo, assolutamente saranno protagoniste. No, proprio bene, anche proprio nella disposizione tattica, ma soprattutto nell'andamento del gioco, sempre palla a terra con questi scambi. E il adesso mi sembra che sia un 4-4-1 praticamente, con difendi a destra e De Luca a sinistra, destra, esatto, De Luca, esatto, e i due in mezzo sono Valiani appunto e Porcari. L'unica punta è Maniero, 4-4-1, sì, dunque sì, per sì, il Bari. Sì, sì. Porta sul pallone Postigo, 43-30 sul cronometro. Cominciamo a tenere d'occhio il quarto uomo perché sarà un recupero corposo. Scitum, lo attacca Sabelli, ancora Scitum, Sabelli non molla, fallo di Scitum, punizione Bari. Bel duello lì, sulla sinistra dello Spezia e destra del Bari, due elementi veramente molto interessanti, Sabelli e Scitu. Allora il Bari adesso ha in difesa Sabelli a destra, sì. Rada e Tonucci in mezzo, Del Grosso a sinistra, poi a centrocampo i quattro, sugli esterni Defendi e De Luca, centrale Porcari con Valiani, la punta è Maniero. Esatto, esatto. Poi l'andamento anche in questo momento in fase attacco diventa quasi un 4-2-3, no? Colpo di testa di Defendi, lotta De Luca
ancora defendi che arriva, Piccolo va sull'esterno, va a chiudere la traiettoria del cross, calcio d'angolo per il Bari, defendi dalla bandierina. Non mi piace però assolutamente il rendimento della coppia centrale della difesa dello Spezia, né Piccolo né Postigo stanno facendo una buona gara. 30 secondi avremo l'entità del recupero da parte del quarto uomo. Dalla bandierina defendi, fa un po' di pulizia lì nella lunetta del corner, ci guarda intorno Cicci Zola. A saltare anche Rada, appena entrato, arriva il pallone sul primo palo, colpo di testa, in avvitamento, la mette sul fondo, era andato bene verso il pallone Tonucci, non trova la porta, bello il gesto però di Tonucci, sì, lo rivediamo. Anche se non facile metterla dentro lì, la devi proprio spizzare, invece la prende proprio con la fronte piena. Confermati tre di recupero, andiamo al 48esimo. L'appoggio a sinistra per Scitum, è cambiata ovviamente la partita dopo che il Bari è rimasto in 10 con l'espulsione di Cesare, la finta di Catellani, occhio perché ha spazio e va alla conclusione sulla quale il portiere non la tiene, poi sì, stava arrivando Catellani, è stato bravissimo, guarda, a recuperare un pallone che gli stava sfuggendo dalle mani sulla prima conclusione da lontano. Allora vorrei sottolineare anche l'importanza di Nenè negli scambi 1-2, ha fatto far il rigore praticamente con Catellani, ma qui di nuovo benissimo la finta anche di Catellani stesso sulla sponda proprio di Nenè con il solito Scitum che quando parte è difficile prenderlo. Tiro di Scitum dunque parato dal portiere mentre dalla parte opposta si fa vedere De Luca. Porcari, sta arrivando velocissimo Sabelli, eccolo Sabelli, il cross d'esterno, libera la propria area di rigore, lo spezia con Piccolo. Possibilità del contropiede con Della Cuevas, 46 adesso, ne mancano due alla fine del recupero. Colpo di testa di Tonucci, lotta Sabelli ancora, arriva lui prima sul pallone, subisce anche fallo, calcio di punizione a favore di Sabelli, è sicuramente il duello più bello della partita, sì, da sì, quella sì. Parte Sabelli-Scitum o quando arriva migliore, Sabelli contro migliore, in questo caso era stato Nenè ad allargarsi. Sì. Precedentemente De Luca aveva fatto tutto bene vedendo Porcari libero, ma gli ha dato la palla alta, l'ha dovuto stoppare in maniera abbastanza difficile, invece doveva dargli la raso terra per il controllo e poi il tiro. Calcio di punizione Bari, Sabelli alla battuta, 1.5 alla fine del recupero. Sabelli si lamenta perché non si fa vedere nessuno, alla fine la butta lunga. Maniero, la sponda, ma c'è Wande sul rilancio del grosso. Colpo di testa di Martic, Wande capisce tutto però defendi, cerca la botta da fuori, defendi, la palla è veloce, la vede partire e la tiene. Cicci Zola, inizia l'ultimo minuto. E chiaramente da quella distanza devi colpirla in una maniera che insomma è difficilissimo, poi creare dei pericoli. Postigo per Nenè, abbracciato Nenè, in questo caso forse c'era fallo, grandi sì. Proteste di Nenè contro Tonucci. Io toglierei il forse, Antonio, questo era fallo. Rilancio difensivo del Bari, Postigo, arriva ancora Scitum, Wande, 47-30, c'è ancora il tempo per l'ultima azione. Avanza e allarga il gioco Wande, migliore, rientra, ancora migliore, prova a tenerla Catellani, 47-40, non passa Catellani, prova Scitum, pallone molto veloce su Nenè che non lo può stoppare, sempre Spezia però, gioco allargato sulla destra per Martic per Cicci Zola, forse su questo retropassaggio l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, siamo al 48esimo ormai, pallone calciato da Cicci Zola. E in effetti su questa giocata l'arbitro la penna manda tutti nello spogliatoio, si va a riposo sul parziale di Bari 2, Spezia 2, è stato un bellissimo primo tempo tra due grandi protagonisti del campionato di Serie B. Super spot, poi torniamo. Un'icona si può rinnovare? Vieni a scoprirle in tutte le concessionarie. Tutti hanno un lato twist. E io so come accenderlo.